Ciao a tutti, bentornati. Allora, prima di iniziare, diciamo, questo secondo episodio, voglio un attimino spiegarvi il perché, appunto, il suddetto episodio è uscito, diciamo, con un po' troppa distanza in confronto al primo. Allora, non so voi, ma per me ci sono state delle problematiche che, fra l'altro, vabbè, parentesi, si sono verificate anche l'anno scorso per quanto riguardava carriera allenatori, che fece vabbè, io chiaramente, senza farci né serie né altro, così per giocando, ovvero che praticamente non vendevo giocatori. E quindi uno dice: cosa c'è di strano? C'è di strano che non è che le vendevo, ma arrivava tipo la classica notifichina, perché non mi lascia parlare, lì sull'ufficio, dove diceva appunto: il giocatore non ha trovato l'accordo, sapete, ve lo sino lì. No, mentre mi veniva un'offerta, l'accettavo. E niente, automaticamente i giocatori, anche se mi arrivava un'offerta, magari se nel Livorno ti avevano offerte del Barcellona, ti dà 80 miliardi di euro, il giocatore rifiutava. Ho detto: ma sarà una volta, magari c'è, non lo so, c'è un errore che ha condizionato questo calciomercato. Ho detto: allora faccio una cosa, arrivo a quello di gennaio, simulando tutto, per vedere se comunque, non lo so, andando avanti, comunque potevi evitare questa cosa lì. Niente, rifaceva la stessa cosa. Quindi ho detto: boh, proviamo a vedere se, non lo so, aspettiamo una patch, un aggiornamento, magari la cosa viene sistemata. Ecco, con l'aggiornamento 1.02 sembrerebbe che questo problema si sia risolto, almeno per ora. Ho provato a fare altre carriere, tanto per vedere un po' se comunque il problema persiste, e sembrerebbe non esserci più. Resta il fatto che appunto per questo, cioè questa cosa è la motivazione principale per cui ho deciso di aspettare, piuttosto che fare una carriera poco, tra virgolette, reale per quanto riguarda il gioco. Non so se avete capito, cioè, secondo me sarebbe stata brutta con fare una carriera dove non puoi vendere giocatori, al massimo le puoi scambiare. Ecco, mi è sembrata brutta come cosa, quindi preferisco aspettare e farla, spero, bene. Resta di fatto che un'altra cosa che ho fatto, gioco di parole, vabbè, è che per sicurezza, dato che comunque non avevo fatto niente, ci eravamo fermati proprio alla prima giornata proprio della carriera, ovvero il primo luglio, ho detto: magari, non lo so, la pace sistema le cose, però sistema le cose, se crea una carriera nuova, magari ve l'hai già iniziato, ma rimanga così. Ho detto: tanto sono all'inizio, la ricreare, metto le stesse impostazioni. Infatti guardate, sia a livello di rosa, a parte vabbè che ho messo calabrese apposta di Maicon, sia a livello poi di istruzioni, se sapete questa roba qua, no? E niente. L'unica cosa che, vabbè, parentesi ancora, voglio un attimo dire che comunque sono cambiate alcune cose per quanto riguarda i giocatori, ovvero che Emerson si ritira. Mi pare che nell'altro non si ritira, cioè era vecchio ugualmente, ma non si ritirava a fine stagione. E poi mi pare solamente lui, quello che almeno mi è sembrato, dove è andato? Eccolo, Lambrughi mi pare avesse 67, ora 65. Per il resto dovrebbe essere tutto uguale. Quindi niente, scusate, sono stato un po' lungo, però volevo essere corretto nei vostri confronti. Vabbè, fra l'altro sono cambiate le squadre, il torneo, ma alla fine prendo gli stessi soldi eventualmente, ovvero 3.300.000 euro. E quindi niente, andiamo a fare questo calciomercato. Allora, a parer mio, diciamo che la rosa, bene o male, c'è, tranne qualche magari ruolo, come ad esempio può essere un attaccante, un esterno sinistro, un esterno destro e, perché no, eventualmente anche due terzini. Ed anche, volendo, se lo si trova, però secondo me non è diciamo il reparto principale da sistemare, anche il portiere. Resta di fatto che comunque farò delle offerte per tutti i ruoli elencati, o perlomeno per quasi tutti, perché magari posso, per esempio, esterno sinistro, se magari trovo un attaccante, posso benissimo spostare Fedato qua a sinistra, che anche se non è, diciamo, il suo ruolo principale, secondo me, essendo un esterno alto sinistro, volendo, ci può stare, cioè ha le caratteristiche, nel senso, vedete, bene o male sono quelle. Quindi diciamo che bene o male cercherò di fare delle offerte inerenti ai ruoli che, secondo me, con questa formazione lì, diciamo, vengono un po' a mancare, peccano, ecco. Quindi niente, io i primi nomi che voglio darvi, che fra l'altro sono nomi, cioè che voglio darvi, che ho deciso di scegliere, e allo stesso tempo voglio darvi, se magari qualcuno, lo so,
boh, qualche consiglio sono questi. Allora, per quanto riguarda l'attacco, dato che comunque è un attaccante piuttosto, diciamo, tra virgolette, la boa, nel senso quello più fisico, ce l'abbiamo vero avvantaggiato, io direi di affiancarlo con un attaccante, i classici nanetti, no? Con i nanetti tecnicamente abbastanza bravi e anche abbastanza agili, barra veloci. E uno che vi consiglio è lui, è Neil, o Neil come lo volete chiamare, Mopy. Allora, chi è Mopy? Mopy, come vedete dalle caratteristiche, secondo me è da levare un po' di decisamente l'equilibrio, un po' di finalizzazione. È il classico appunto attaccante nanetto che secondo me in realtà non lo so come gioca, ma secondo me è una seconda punta perché non può essere un attaccante principale. Insomma, che comunque nonostante fisicamente sia piuttosto scarso, perché comunque fisicamente non c'è, nel senso, diciamo, il classico spalla a spalla lo va in terra, perlomeno perde palla. È uno che comunque, al contrario, tecnicamente non se la cava affatto male. È, diciamo, il classico, diciamo, un po' funambolino, ecco, un po' da dribbling, ecco. E quindi io direi di prenderlo. Non ha 2 anni perché gli avrebbe poi se ne vale la pena comprarlo definitivamente. E siccome sale a livello di qualità, a livello qualitativo, chiaramente aumenta anche il prezzo. Però magari la butto lì. Con un anno, magari più che a 70, Mopy, specifichiamolo. Magari un anno mi diventa, che ne so, 72-73. A 2 anni poi arriva, boh, 70 watt, 75, la butto lì. Quindi chiaramente differenza di prezzo. Siccome mi piacerebbe prenderlo, prendo un anno. Non so se avete capito il ragionamento. Mi auguro di sì. Comunque, questo è l'attaccante che vorrei affiancare avvantaggiato. E uno. Poi, per quanto riguarda gli esterni destri, lui è un altro che, per quanto mi riguarda, l'anno scorso diventava, anzi, diventò veramente, veramente forte. Che è lui, Old Sheik, penso si pronunci così anche il nome Bilal. È un esterno destro estremamente giovane. Lui ha lo stesso problema di Mopy, anche se mi pare, anche se non c'è scritto, comunque è uno di quelli che arrivato ora, quindi il Benfica non te lo dà, lo prende solamente in prestito, perché in prestito spero te lo possa dare. Stesso discorso per quanto riguarda un anno o 2 anni. E appunto è, a parer mio, uno di quei giovani talenti che giocando possa aumentare. E fra l'altro anche lui è come Mapi, nel senso che se è un ruolo diverso, ovviamente, cioè, ovvero che è parecchio agile e sulla fascia secondo me può dar noia. Anche lui l'unico problema è che essendo basso fisicamente non è quel granché, pecca un po' di fisicità, ecco. Però un esterno secondo me da prendere, perlomeno sicuramente può sostituire Schiavone che fra l'altro è messo lì per casualità, ecco. Passiamo ai terzini. Allora, secondo me la fascia, diciamo, tra destra e sinistra, che è da un po' da migliorare, è quella di destra. Perché Calabresi, nonostante secondo me, e spero, possa crescere e diventare comunque un buon difensore, è innanzitutto nato come difensore centrale e poi come qualità totale a 61. Quindi non è quella grande forza. Ecco, è lui. Lui però prima di provare a fare un'offerta, voglio un attimino vedere quanto mi chiedono. Ecco, comunque Castagne, fra l'altro mi sono un po' informato, sempre se si pronuncia Castagne, ma penso si pronuncia Castagne, vabbè, chiamiamolo così. Lo danno come un terzino che è veramente, ha delle qualità piuttosto importanti, ha una crescita piuttosto costante e regolare e perché no, anzi, aggiungerei anche importante. Io l'unica cosa che voglio dire per quanto riguarda i terzini, questa è un'altra parentesi, tanto ormai questo video va avanti a parentesi, è che io i terzini non so come mai, cioè, se le prendo, tipo, non lo so, fra 2 anni magari se nascono con 70, le posso trovare a 75. Se le prendo con 70, al massimo l'anno dopo se le faccio anche già, aumenta di uno, ma di tanto. Io non so, i terzini per me sono una crescita piuttosto irregolare. Spero che quest'anno il discorso non sia uguale all'anno scorso, però ne dubito. Questa è una cosa così, cioè se voi avete qualche metodo tra virgolette fa salire maggiormente terzini, cioè fatemelo sapere, perché io non so come farli crescere, cioè più di farli giocare, perché non metterli con il discorso degli allenamenti, insomma con l'aggiunta di quest'anno, boh, vabbè, comunque questo è io.
Poi arrivava al portiere, che io vi ho detto, beh, il portiere è quello, diciamo, il ruolo meno, cioè sì, da sistemare, ma quello meno urgente. Però allo stesso tempo voglio consigliarvi Romo. Romo, ragazzi, è uno dei miei portieri che nonostante l'età, cioè nonostante non abbia più l'età, non è vecchio, ma non è nemmeno giovane, è dei boy, è appena un talento, cioè 25 anni. Bene o male sei, non, sì, guarda, più o meno, non di a metà carriera, però stai per arrivare a metà. Romo invece cresce parecchio, e almeno l'anno scorso era così, e addirittura è uno di quei portieri che se gioca bene, se cresce la qualità, lo chiedono molte squadre, addirittura le big, alcune big, e sono disposto a pagare parecchio. Però chiaramente bisogna dargli qualche tempo per crescere, nel senso. Perché se non sbaglio era lui a un 68 più o meno. Però non è male, direi. Sicuramente già qualitativamente più forte di Pinzolio, 68-67. Quindi niente, anche se, ripeto, non è il ruolo dove c'è urgenza, o quasi, io voglio prenderlo Romo. Comunque andiamo avanti, vediamo un po' anche magari di far cassa vendendo qualcuno. Udinese troppo bassa, molto bene. Ma come 2005? Ma perché? Ma va chiesto fino a prima però. Beh, si comincia bene. Io provo a scambiarli proprio Pinzolio. Ma magari aumento. Ci metto, non lo so, 1,5 milioni. Chissà, ragazzi, non si può nemmeno spendere più di tanto. Nel senso, perché i soldi sono quelli che sono. Fra l'altro, ricordiamoci, aggiungendo, intanto io accetto firma P, quindi l'attaccante c'è. Aggiungendo, fra l'altro, l'opzione, quella lì, aggiungere il 60%, cioè aumenta il 60% del tuo budget e dei trasferimenti iniziali. Cioè, rendiamocene conto, sono 4 milioni. Vorrei sapere, vorrei vedere come saremmo messi. Altrimenti, anche lui, anche l'esterno destro ce l'abbiamo. Meno male. Che se non sbaglio, fra l'altro, mi pare non sia nemmeno forte. Cioè, a livello di qualità totale, mi pare però cresce. Spero che cresca. Dov'è? Eccolo. Lui c'ha 66. Tanto io leverei Palazzi, ci metterei Vierni, Civico, lo stesso discorso che Schiavone, Ramo, Viaggianti sempre, mio amico, in panchina. Niente, via. Tanto per ora, attacco c'è, l'esterno c'è, lui sale un po', quindi c'è, manca il terzino destro e il terzino sinistro. Il terzino sinistro io ho un'idea in mente, però non lo so. Vabbè, io faccio l'offerta. Dipende tutto da quanto mi viene, sempre se viene, mi verrà a costare. Io vorrei prendere lui, Abner. Abner è, spero, un giovane talento. Stare fatto che è un giovane terzino del Real Madrid. Ah, meno male, guarda lì, addirittura scadenza in prestito, quanto mi chiedono, quindi. Che comunque dicevo, giovane terzino che inizialmente ha poco. E spero ovviamente che poi possa crescere, quindi non so se alla fine mi venga a prenderlo. A parte non mi costa tanto, quindi quasi quasi, anche se magari qualitativamente è come Lambrughi, però ha una crescita, perché io non ricordo se lo dissi nel precedente video. Resta il fatto che io sono uno che, a meno che non trova un giocatore che ha un tot d'età, cioè parecchio, no, d'età, che magari non so, è lì con il contratto in scadenza o ti chiedono veramente poi a livello di trasferimenti, sono uno che preferisce fare una squadra relativamente, anzi maggiormente giovane, anche magari a costo di averla inizialmente veramente scarsa, cioè diciamo investendoci, ecco. Niente, adesso arriva la prima partita del precampionato, la Coppa Internazionale Europea. Io questa partita lì ho deciso di simularle perché alla fine sì, c'è un qualcosa dietro, ovvero qualche sordo, però secondo me non ne vale la pena, cioè tanto però 1-0 c'è qualcosa. Quindi almeno Vestville, ecco, ne ho uno. Ho deciso di simularle tutte, anche a costo poi di perdere tutte, ecco. Ma la spiegiamo questo, è 3-1, addirittura Ceccherini. Comunque, ma qui esordio, anche se amichevole, purga, uno ne ha fatto go. Oh, Dnes, meno male, vai. Alle 9 si prova a scendere di 500, che per una squadra di Livorno fa un po' di differenza. Deve essere importante per una squadra perché prenderebbe il ruolo di Pinzolo e quindi sarebbe titolare.
E speriamo venga, altrimenti si farà la classe A, ecco, gli si dà quanto richiesto, ecco. Oddio. Boh, è vero che Moscato è quello che è, ma addirittura rifiutarlo. Ma io ci aggiungo vecchi giocatori che, non lo so, mi può far risparmiare qualche sordino. Tanto via giornalmente da Spagna, sì, tanto di solito non c'è nessuno, almeno per ora. Tanto andremo a fare la seconda. Tac, 1-1. Maremma, cane. Vabbè, da 1-1 fuori asa ci può sta. Qui intanto. Ah, Roma ha accettato. Quindi Roma viene. Si dà via Pinzoglio. E Lac, Ale. Quindi il portiere c'è. Fatemi un attimo a vedere se. Sì, c'ha 68, come vi ho detto prima. Ora aspetto la relazione, no? Su Castagne. E si guarda poi di farci qualcosa. Ancora fai troppo bassa per Abner. Ancora. Proviamo così. E proviamo anziché Moscati. Non lo so. Un altro. Damone. Palazzi. Anzi, guarda. Facciamo così. Vai, vediamo un po'. Però finché faccio così, alla fine mi diano trattativa interrotta. E non lo prendo. Allora, relazione finale su Timothy Castagne. Tanto lì, un attimino, fatemi vedere. Perché io, fra l'altro, mi è venuto in mente che c'era un altro giocatore da prendere, magari inizialmente come riserva, e poi si vocifera possa aumentare il livello qualitativo da prendere, che è in Inghilterra nel City, fra l'altro, se non vorrei dire la cavolata. Comunque Castagne, un attimino, e poi si torna su questo discorso. Allora, 71. Vogliono intorno ai 2 milioni e 8, i 3 milioni e 2. Volendo i soldi ci sono. Magari punterei così. 2-2. E ci metto. No, cazzo, ho sbagliato. Il mio amicone Biagianti. Che è quello che secondo me può fare cassa se si vende e può essere utile per gli scambi. Comunque, tornando sui discorsi di prima. Io mi riferivo a lui. Mi pare si scriva così. Ia. Eccolo qui. Ianacio. Tanto con tante scadenze, quindi dovrebbe anche venire poco. O relativamente poco. E quasi quasi li do bigazzi. Mi offro 700, vai. Lui si vocifera che se è un attaccante, è abbastanza veloce, che facendolo giocare o perlomeno allenandolo può diventare un attaccante veramente non dio forte, però veramente utile. E a seconda che squadra c'hai, è anche un attaccante importante, ecco. Tanto andiamo a fa. Perché già Ricci? Ah, perché già a Roma ho visto c'aveva il simbolino della nazionale. Vediamo un po'. Ma dai. 1-0 su rigore, fra l'altro. Cosa faccio la simulo? No, aspetta. Va 1-1. Grande fedato. Martins, chi è? Pasquato. E facciamo un altro. Dai, che siamo carichi. No, eh. Niente, prossimo là, niente. 2-2. Vabbè. Premio torneo. Vabbè, buttali via 800.000. Ecco, questa è la giunta di metti tornei pre-campionato. Io l'ho provata parecchio, perché se c'è una squadra che il budget ce l'ha abbastanza basso, non è male questa opzione. Tanto via poi si sarà qualcuno. Io no, se guardo è l'agilità, ragazzi, che ecco, lui chi è? No, vabbè. Io dato che ho uno stile di gioco abbastanza da portatore di palla, più che da tiki-taka, più da passaggioni, io guardo tanto l'agilità. Magari invece giocatore che è abbastanza reattivo e se si trova uno contro uno va via. Quindi io quando guardo le caratteristiche guardo parecchio l'agilità, più che la velocità magari le caratteristiche del giocatore stesso, che riguardano sempre l'essere veloci e agili, insomma. Comunque vi mi hanno rifiutato l'offerta per Castagne. Proviamo sempre con Biagianti 2-5, altrimenti se mi avesse sempre rifiutato con Biagianti ci si mette un altro giocatore. Gli occhi si è rotto, o perlomeno squalificato. Vabbè, non lo so. Vedete? Ma chi è? Forse qualcuno in panchina. O forse. Ah, forse è sempre Romo che non c'è. No, questa la simulo, ragazzi. Tac. 2-1, ho perso. Mamma mia. Primo torneo. Però siamo fuori, lì. Vabbè, però. Un milioncino intaschiamocelo. Direi che fa molto.
Molto piacere prendere questi ordini lì. Comunque, offerta bassa, oddio. Apro una affanosa. Un altro che non si può dare? No, qui si va sulla, diciamo, titolari. Proviamo a andare in Moscato e mi si dà tipo, no, 1 milione. Tanti però 1 milione, eh. Io mi fido di quello che dice la gente, che lui può, sta diventa, che può diventare un degno attaccante. Spero di non pentirmi di aver buttato i soldi così. Fai troppo bassa ancora, via, basta, pillo Abner così. Toh. E 60, tanto per. Ti dovrebbero accettare. Vabbè, davvero. Tanto da Belgio, vi questo è arrivato. Svincolati, già, c'è da guardarli, però non c'è nessuno di entusiasmante di solito. Mombo? Bombo. Che cazzo per me? Guarda lì. Dai, ma hanno rifiutato anche questo. Ma come è un'altra squadra? Chi è? Oddio, via, bisogna aumentare. Troviamo Bigazzi, ne si dà 2,9. Ora ci rubano castagne, ragazzi. L'unico terzino destro che se ne vale la pena di essere preso, spendendoci qualche soldo. Nemmeno sì. Allora, pillo da solo anche lui, pillo. Ah, così, 940.000 a caso. Ovviamente l'Italia, ma vedi chi ha trovato, se magari c'è qualcuno da. Faccio un pensierino. Verde, ma verde è in prestito, viene che volendo non lo si può prendere. Poi chi c'è? Monachello, no. Non mi diano niente. Io ce l'avrei, eh. Niang. Vabbè, seguiamo Niang così tanto per farci lo sfizio, perché tanto se non mi costa veramente tanto. Io comunque ce l'avrei la bombetta da prendere in attacco, sempre lì. Al contrario di Ineascio. Però credo che. No, non mi basta. Boh, aspetta, ci provo. Non ci si prova ugualmente. Di a lui. Lui sempre discorso l'anno scorso e che ripeto, io almeno per quanto riguarda i primi acquisti mi baso su l'avventura che ho avuto l'anno scorso, ecco, un Bakugu veramente veramente forte. Non sto scherzando, diventò un 89 potenza T94, così come un po' la precisione volava, cioè era, quando partiva era imprendibile e quindi spero possa diventarlo lo stesso anche quest'anno magari. Sempre piacenti, ci si prova. So che se dovesse venire Castagne, sempre se dovesse venire non posso prenderlo, però eventualmente Castagne rifiuta, eccoci infatti. Ma Dio ioi. Anche lui da solo, voleva aggiungerci qualche giocatore. Invece, sempre si accettano. Tom, Abner ha accettato da solo. Proviamo 6 e 6, 5%, 4. Turnover. Carpi, effetto troppo bassa. Eccoci. Devo refanosa, però ho paura. Ci metto vantaggiato. Mi dispiace, però alla fine vantaggiato se viene Bakugou. Cioè, sarebbe, tra virgolette, il sostituto, perché farei già Bakugou titolare e. Cioè, alternerebbero. Fra Mopi e vantaggiato, quindi tanto vale, probabilmente magari si accetta. E dai, ma com'è troppo prezioso? Ma cosa sta dicendo? Via, si darò 3-2, se ti devo dire, tanto c'è solo questo, sempre si accetta. Niascio, anche lui rifiutato, ma cos'è de? Boh, non accetta nulla, nessuno. Perché la tiene Asho? Io è Asho, io è Asho, mi lasci nemmeno dirlo. Poi Abne, contatto rifiutato, Ale. Toh, allora non ti do il 5%. Da turnover vieni, poi pretende di essere un giocatore importante. Ma addirittura, bassa. Boh, proviamo con 3 milioni e 5. Oh, finalmente. Eccoci, non c'è una lira. Oh, bello è venuto, cioè, devo modificare chiave, sì, devo modificare il discorso dei trasferimenti stipendi perché sennò qui lui vuole 15.000, cioè sì, quindi to, ma per sicurezza, se non dovessi venire, mettiamo 16.
Oh, Abner intanto viene, olè, è uno, ora cerchiamo di fiare il discorso, come vuoi. Ovviamente la Germania, nel frattempo non mi ha aggiunto qualcuno di eclatante, ma ti pare? No. Andiamo un'altra volta, vieni. Finanzi. Ce la faccio avere quei soldi? Sì, ce la fa, perché se magari ce la facevo poi, o veniva 15.000 o veniva 3.000, 3 milioni e 2. Intanto reazione finale su Niang, attenzione, vogliono qualche giocatore con Nelly, ma di non è in prestito, meglio di nulla, ma di qualcuno a vendere, no. Carpi, no, basta, tanto un poco conviene. Niang invece 74. No, no, troppi soldi. A vedere Mbakoku. Beh, 4-2. Niente, via. Fai il trasferimento. Palazzi, attenzione. No, voglio 3,50, o perlomeno un po' di più. Oh mio Dio. Vabbè, vediamo sì. Chi è? Oh, 3 milioni di euro l'accetta, fammi capire. Accettata, olè e via. Quindi la squadra c'è. Sì, sperando io che possa fare anche bene. Quindi diciamo che calcio mercato, salvo qualche bombetta finale, direi di che può finire qui. A meno che non venda qualcuno e possa permettere di comprarmi altri agenti. Intanto vi do 50. Vi accettiamo questa, se no bimbi si è bello e venduto. Palazzi, tanto vi fa un po' di assa. Duscittino, sì. Giocatore venduto, Ale. Niente, bimbi, niente. Niente. Proprio nemmeno un'offerta di esperimento, niente. Tanto comunque siamo arrivati via. Primo test ufficiale, perché con altri erano comunque coppe, ma erano amichevoli. Cioè, primo test ufficiale per vedere se la squadra un po' gira. E quindi io direi che prima di terminare il video, direi di giocarci questa partita e vedere un po' se la squadra c'è o no, se bisogna fare qualche rinforzo sul finale, ecco, quindi andiamo a giocare. Iniziamo. Subito fa, io mi hanno distrutto Castagne subito. Tirati su, Castagnino, bravo, vai. Meno male, mi sono cato subito in mano. Ah, l'ha ammonito Giancarlo Gonzalez. Eccoli! Subito così, su punizione, vantaggiato di testa. Da lì, non si esulta nemmeno perché la tifoseria è proprio un c'è. Ciao, vuole andare a Palermo, Feloppa, Italia, nessuno. Intanto però, dopo nemmeno 5 minuti, il primo gol, il vero primo gol, diciamo ufficiale, giocato di questa serie riguardante la carriera allenatore, lo segna. Danielone vantaggiato dopo nemmeno appunto, mi hai già detto, 5 minuti. Alede. No, Zotta, Zotta, maledetta la miseria, che Zotta, che a Ceccherini l'ha fatta. Beh, in realtà l'ho fatta io però. No, ho fatto una Zotta clamorosa, ma de, vengo subito purgato di sì. No, non era Ceccherini, che era Calabresi, ma vedrai sì. Maremmane, 1-1. Insomma, finisce così il primo tempo, 1-1. No, no, no! Bravo Romode! Oh, ha salvato il risultato per ora, eh! Bravo Romode, Madonna! Come l'avevo presa proprio nel culo! Mamma mia, l'avevo vista dentro! Ora si comincia a patire! Vai, l'hai presa! Vai, Abne, che fra l'altro capisco come perché sia lì. Boia, Salento vantaggiato. Vai, vai! Voldschik! Eccolo lì! Bilal Voldschik! E andiamo di 2-1! Bello, di al 72esimo. Fra l'altro, ripeto, non sono messi si pronuncia così, ma lo chiamerò così per tutto. Tutta la serie, old chic. Oh, old, no, siamo old chic, vai, per essere corretti. Andiamo di 2 a 1, da lì, di combinazione, ma poi old chic, dei new entry. Facciamo qualche cambio. Non vorrei poi stancarli troppo. Vediamo appunto old chic. Mini standing ovation per lui.
Lasciamo sì, anche se i ruoli non sono opportuni, e leviamo Mapy, che è uno che comunque resistenza non c'ha tanto, almeno di solito, e mettiamo Komi. E finisce così, primo vero test, diciamo un test ufficiale, Coppa Italia, Palermo-Livorno, laggiù, 2-1, si va a vincere ragazzi, quindi diciamo che la squadra sembrerebbe esserci, o almeno spero. Forse pecca un pochino in difesa per quanto riguarda le riserve, perché comunque lasciando, non tanto perché ha fatto la cavolata, ci mancherebbe altro, però proprio anche per, diciamo, la lucidità, chiamiamola così, che è un po' anche fra l'altro anche un po' lento, diciamo, per l'anticipo, bla bla bla, diciamo forse Calabresi per ora deve rimanere in riserva, però sono riserva appunto, quindi diciamo che la squadra c'è. Parte forse qualche bomba finale si riesce a vendere qualcuno. Vabbè, niente, detto questo, diciamo, io volevo terminare il video qui. Però prima, per fare una cosa, secondo me, un po' più, tra virgolette, reale, no? Volevo modificare qualche numero sui giocatori, perché sinceramente vedere Nabil col 18 mi fa un po' strana come cosa, per di quindi rimettere 3. Vabbè, Reina lo rivede nel 12, va bene, che se ne frega. Romolo 1 ce l'ha, Castagne li metterei, ma come il 2 ce l'ha Emerson. Vabbè, allora rimaniamo così. E poi vedi Mappi col 13 Umigarba. Piuttosto, guarda, li metto. Sapete quei numeri strani, tipo arti, che non c'ha nessuno? Ecco, li metto questo. 13 di solito ce l'ha la classe riserva dei difensori. Poi per il resto, cosa quanto c'ha il 7? No, 15, va bene, 12 chicche. Quindi niente, era una stupidata, sì, però la volevo fare. Quindi ragazzi, niente, direi di concludere il secondo episodio, il secondo video qua, con la squadra, diciamo, abbastanza completa, ripeto, tralasciando forse le bombette che ci possono stare sul finale, sempre se si vende qualcuno e si riesce quindi a far cassa. E niente, ci vediamo al prossimo episodio, nel quale, diciamo, inizia veramente la stagione, con la prima di campionato. E spero ovviamente di iniziarla nei migliori dei modi, ovvero vincendo. Che niente, come sempre ringrazio tutti per la visualizzazione. Vi ricordo di mettere mi piace al video, chiaramente, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così rimarrete aggiornati per tutti i video, soprattutto per i video inerenti a questa serie. L'ultima cosa, poi davvero vi lascio e vi saluto, volevo ringraziare, non faccio il nome, diciamo, metto solamente le iniziali, GC, per i consigli che mi ha dato sul calcio mercato, anche se purtroppo, e poi se nel caso nel prossimo video spiegherò il perché, perché non è detto che non possa poi prendere qualcuno in futuro, cioè prima che finisca il calcio mercato, purtroppo per ora alcuni giocatori, diciamo, non posso prenderli per un discorso di budget, di ruolo ed anche perché magari, ad esempio, mi ha suggerito Gabbianetta, non posso prenderlo perché è arrivato quest'anno alla Salernitana in prestito, non posso perché ha 29 anni. Vende, non me lo vendono, vendi per di. Cioè, diciamo, sono anche queste problematiche, ecco. Via, niente, vi saluto. Ciao a tutti. Ciao, vi vediamo al prossimo video.